Ok, buongiorno a tutti, benvenuti. Questo panel si occupa di notizie in mobilità e lo fa da diversi punti di vista perché i nostri ospiti sono Federico Badaloni che è giornalista e architetto dell'informazione del gruppo Espresso, Maria Cristina Lavazza che è user experience designer, architetto dell'informazione di Invitalia e libera professionista, Maria Vittoria Giancola che è la responsabile del business news per Telecom Italia e Craig Silverman, il nostro ospite internazionale. Come ti posso presentare? Perché tu hai vari ruoli, come preferisci essere presentato? I'm a journalist who covers journalism in the media industry and also works with new startups. Ok, the perfect journalist for the future. Allora, io faccio una brevissima presentazione per inquadrare la situazione generale con un po' di numeri rapidissimi e poi lascerò la parola ai nostri relatori con i quali interagirò con qualche domanda e poi l'idea è di lasciare un po' di spazio per le domande del pubblico. Se... Ok. Allora, siamo in una situazione di 2,5 miliardi di dispositivi, omnicomprensivo questo, distribuiti nel mondo nel 2014. Spero che lei non abbia dei dati diversi rispetto a me. Scusate. Sempre nel 2014 si parla di 1 miliardo di smartphone venduti nel mondo, di cui 400 milioni in Cina, 225 in India, 90 negli Stati Uniti. In Italia per il 2014 la previsione è di oltre 15 milioni di smartphone, più circa 5 milioni di tablet. Il 57% degli schermi ormai sono superiori a 4 pollici in Italia. Il 99% ha la connessione Wi-Fi, il 75% ha la connessione 3G e il 20% ha la connessione LTE. Il 42% di dispositivi nel mondo ha un prezzo inferiore a $200, cioè 150 euro più o meno. Il 94% dei sistemi operativi è coperto da Google e Apple. Ecco, questa è la situazione in cui noi siamo oggi. Quindi immaginare un giornalismo che non faccia i conti con questi dati e con il fatto che siamo tutti dotati di apparecchi mobili e viviamo anche l'esperienza informativa come un'esperienza sensoriale, e lo faremo sempre di più quando si diffonderanno i cosiddetti wearable devices, occhiali, orologi o altre diavolerie simili, significa perdere in partenza una sfida che ha dei grandi margini. Però affrontarla solo dal punto di vista puramente giornalistico delle notizie sarebbe un punto di vista sbagliato. Io faccio un piccolo esempio. Io questa mattina ho avuto 3 cattive esperienze come utente. La prima è stata con la doccia dell'albergo perché non ho mai trovato 2 miscelatori uguali in 2 alberghi. La seconda è stata con il distributore dell'aranciata, perché anche lì non capivo come si scarica. E la terza è stata con l'app della stampa che mi ha mandato una notifica push dicendo scarica la stampa di oggi, ma oggi non c'è la stampa in edicola perché ieri i giornali non hanno lavorato. Questo per dire che Maria Cristina ci parlerà di qualcosa che riguarda la nostra vita quotidiana molto più e molto prima che la fruizione delle notizie. Grazie Andrea, io mi attacco. Grazie. Si vede? Ok, fantastico. Buongiorno a tutti. Ci tengo a dire una cosa, che io non sono un giornalista,
sono uno user experience, ovvero sono quello che in un certo modo crea i mondi affinché i giornalisti possano operare, in particolare nel digitale, chiaramente. Quindi in questa sede sono un pochino un panda. Quello che voglio raccontarvi oggi è che cosa significa l'esperienza utente e quanto diventerà sempre più importante in ogni ambito della nostra vita, ma per i giornali sarà fondamentale. Allora, questa è Anna, che vedete qua. Anna è una freelance, una giornalista, la mattina si alza, accende il suo smartphone e legge le notizie che le interessano e poi va verso il suo ufficio. Lì continua a leggerlo attraverso lo smartphone, in ufficio lo leggerà con il suo PC, dopodiché tornando a casa, passerà dal dottore rileggendo le notizie attraverso lo smartphone, a casa accenderà il suo tablet. La sera arriva il marito col giornale. Ecco, tutte queste esperienze sono moltissime e sono tutte concentrate sulla stessa cosa, ovvero proprio sulla fruizione dell'informazione. Quante esperienze vive Anna durante la giornata? 5, 6? Se sono negative forse anche di più. Bene, l'esperienza utente è quella che in un certo modo fa lavorare l'informazione e soprattutto evidenzia un punto fondamentale, che è quella della fluidità tra i device, che debbono avere oggi sempre di più. Bene, la fluidità tra i device, cioè l'avere comunque una esperienza positiva, uguale, fluida, omogenea, è qualche cosa che in Italia abbiamo appena iniziato a sperimentare, mentre nel resto del mondo è molto diffusa. La maggior parte dei giornalisti stranieri hanno parlato proprio di questa, di ricerca sugli utenti, sulle persone, per assicurare una buona esperienza utente. Intendendo con esperienza utente in realtà un insieme complesso, noi siamo persone complesse, noi viviamo di emozioni, non viviamo solo di aspetti cognitivi, chiaramente. Erano quelli che ci raccontava Andrea oggi con la doccia, non sono chiaramente aspetti solo cognitivi. Bene, oggi la strategia digitale, che è quella fondamentale per assicurare una buona esperienza utente, sono strettamente legate, deve fare i conti con un mucchio di device, un mucchio di elementi in cui l'informazione passa e deve passare in maniera assolutamente fluida. Questo passaggio è assicurato dall'esperienza utente, ma la strategia che noi dobbiamo pensare a monte, cosa che molto spesso non si fa perché vengono messi dei pezzi. Noi abbiamo ora l'app da progettare, un domani abbiamo l'app per il tablet, l'app ibrida, la web app, abbiamo il sito responsive. Quello che invece voglio dire è che va ripensato tutto insieme per assicurare una buona esperienza utente. Bene, assicurare una buona strategia è prima di tutto un equilibrio tra questi tre elementi. Il business, che in realtà è il piano editoriale, è quello che i nostri stakeholder vogliono, noi dobbiamo tenere conto, è evidente, è necessario. Poi però abbiamo altri aspetti come il contesto. Il contesto significa, è forse l'elemento più complesso oggi da fermare. Dove si collegano oggi le nostre persone? In quale momento si collegano allo smartphone? Questo, il concetto di mobilità, è ormai decaduto totalmente. Noi navighiamo a casa attraverso gli smartphone, è quello il collegamento che avviene per più tempo. E anche il concetto di distrazione è molto relativo. Prima si pensava, devi progettare per gli smartphone, ok, attenzione, sono utenti molto distratti. Noi guardiamo la televisione con un tablet in mano ormai, in maniera fissa. Quindi progettare per contesti è molto complesso. L'esperienza utente, eccola qua. Queste sono le domande che ci dobbiamo porre e la ricerca che dobbiamo fare con i nostri utenti, continuamente. Li dobbiamo interrogare. Non serve testare solamente. Testare è fondamentale, intendiamoci, ma non basta. Dobbiamo conoscerli come organismi complessi, come lo siamo tutti noi. Solo in questo modo riusciremo a capire che cosa e quali informazioni dobbiamo far viaggiare all'interno dei differenti device, mantenendo un'esperienza fluida. Ecco, questo è un esempio di il risultato di un'indagine fatta con le persone. Guardate, ci sono moltissime tecniche,
in continua esplorazione, che ci aiutano a capire dove e come possiamo migliorare l'esperienza dei nostri utenti. Quindi la strategia fatta appunto sull'esperienza utente ci permette di scegliere anche il mix giusto. Non diamo per scontato nulla, possiamo avere un sito responsive, ma i nostri utenti hanno bisogno di applicazioni, funzionalità native magari dello smartphone, hanno bisogno della geolocalizzazione, per loro è fondamentale. Ecco allora che sfrutteremo un'app nativa magari, oppure c'è bisogno che venga raggiunto in ogni modo, in ogni momento lo stesso sito in maniera assolutamente identica. Bene, lavoreremo meglio su un sito responsive. E una cosa non esclude l'altra, ma è fondamentale che sia fatta una strategia a priori. E mi piace pensare alla user experience come il team di James Bond. Bene, se non ci fosse quel team dietro, invisibile, diciamo che tutto ciò che riesce a fare James Bond andrebbe un po' perso, insomma. Quindi ne assicuriamo in un certo modo la missione. Quindi una buona strategia assicura una buona esperienza utente e una buona esperienza utente assicura la nostra sopravvivenza sul mercato. Guardate, senza esperienza, user experience design, senza ricerche, senza strategia, possiamo prenderci, possiamo azzeccarci, ma non assicuriamo la sopravvivenza dei nostri siti, dei nostri prodotti e delle nostre informazioni. E per chiudere mi piace citare una frase dell'amministratore delegato della Jaguar che dice: è vero, la ricerca con le persone costa, ma non immaginate neanche quanto costa il fallimento di non farla. Quindi ecco, la user experience è tutto questo. Grazie. Adesso sì, ecco, scusate. Grazie Maria Cristina. Volevo chiederti, da quello che hai detto si capisce che il lavoro sulla user experience non è un lavoro che tu fai una volta all'inizio e poi abbandoni, è un work in progress e quindi richiede costanti aggiornamenti, una certa agilità, se vogliamo chiamarla così. Tra l'altro io ogni tanto poi ne parlo anche con Federico, che è il mio guru da questo punto di vista. Lui appunto è un seguace del metodo agile, e quindi l'agilità, la flessibilità, la possibilità di intervenire per step. E, ecco, tutto questo, per la tua esperienza o per altre esperienze che conosci, ha un feedback nelle aziende e nelle aziende editoriali in particolare? Di la verità. Puoi dire la verità. La vera verità. Bene, io diciamo che ho esperienza in altre realtà di business che oggi sempre di più richiedono user experience proprio per assicurare un obiettivo realmente efficace. Diciamo che nel campo dell'editoria ancora si stenta a capire questo ed è un peccato perché questo porterebbe veramente dei benefici fortissimi, una crescita ma anche una sperimentazione di nuovi prodotti che magari possono venire direttamente dalle persone. Questo bisogna avere l'umiltà di capirlo. Che l'utente è una parte di noi, la parte più importante di noi. Assolutamente, ma siamo noi gli utenti prima di tutto. Noi user experience tendiamo continuamente a dire guarda, noi per primi siamo utenti, non andiamo a fare qualche cosa che non vorremmo fosse fatta a noi. Ecco, cosa che invece spesso accade in chi progetta. Esatto, diciamo che l'era della nasometria ce la lasciamo alle spalle. Temo che è sorpassata. Esatto. Federico, vieni qui? Si sente? Ok. Sì. C'era una cosa che mi colpiva in quello che diceva Cristina, no? Sull'identità e sul fatto della così liquidità dei contenuti, eccetera. E vorrei, prima di partire a raccontarvi un po' la nostra esperienza di riprogettazione di Repubblica Mobile, partire da un concetto, no? Che se ci pensate bene, le persone a cui siamo affezionati, le persone che conosciamo, sono delle promesse che camminano. Perché una promessa? Perché io mi aspetto che se vado a prendere una birra con Andrea potremo parlare di certe cose,
mi aspetto che se ho un problema posso parlarne con Cristina e perché lei è in grado di capirmi, oppure mi aspetto che i miei bimbi abbiano voglia di rivedermi quando torno a casa. Questa continua attesa, in un certo senso, è ciò che definisce l'identità delle persone con cui abbiamo a che fare. Per questo parlo di promesse che camminano. Dal nostro punto di vista di user experience designer e anche di architetti dell'informazione, cioè, diciamo, considerateli per ora come la stessa cosa, anche se c'è una differenza di fondo, ma noi dobbiamo capire prima di tutto qual è la promessa che noi stiamo facendo ai nostri utenti. Se oggi voi aprite il sito di Repubblica Mobile, vi trovate di fronte ad una persona che ha delle caratteristiche diverse, che vi promette delle cose diverse da quelle che vi vengono promesse, quindi dalla persona che traspare se aprite repubblica.it. Questo perché in passato ancora non era maturo questo concetto di identità pervasiva, di costanza dell'identità attraverso i device. E infatti le mosse della riprogettazione di cui ora vi parlo sono nate proprio da questo concetto, cioè noi abbiamo un'identità, l'identità è di Repubblica in questo caso, anche se la mia struttura progetta i siti di tutto il gruppo Espresso, e quindi ogni volta noi la prima cosa che dobbiamo cercare di fare è calarci nell'identità del sito per il quale stiamo progettando un'applicazione mobile o un sito mobile, perché la comprensione di quell'identità conforma il modo in cui questa identità emerge. Ognuno di noi esprime la propria identità con il vestito, con il linguaggio, con le metafore che fa. Quindi per noi la costruzione di un sito deve nascere come rappresentazione di un'identità. Ed è un'identità schizofrenica quella che si presenta in un contesto in un modo e in un altro contesto in un altro. Quindi il nostro problema principale è come garantire costanza dell'identità e, scendendo su un piano più piccino, come garantire costanza nell'espressione di un significato. Pensate quando uno racconta una storia, no? La storia è un significato, c'ha una morale. Questo significato attraversa i vari device, ma pur attraversando i vari device dovrà rimanere integro. Quindi, se vogliamo, il corpus dei significati espressi da una testata ne trasmette l'identità, che è un concetto più grande. Per cui permettetemi di parlare di identità come concetto di sintesi. Questa identità deve attraversare i device, ma non è un problema di piattaforma, è un problema di contesti, perlomeno questo è il modo in cui noi la mettiamo, perché crediamo che questo modo porti dei buoni frutti poi nella progettazione. Quando è che contattiamo Repubblica attraverso un sito mobile? In che circostanze? E le circostanze che influenza hanno sui fini? Sto aspettando l'autobus, sono dal barbiere? O semplicemente sono sul divano, non mi va di alzarmi e accendere un computer? Quando è che consulto un sito nella sua versione laptop? Quando è il caso di fare un'applicazione? Quando invece è il caso di avere semplicemente un sito mobile? Poi semplicemente non pensiatelo come un termine riferito alla semplicità di progettazione. Intendo semplicemente dire che mentre un sito si può adattare ad uno schermo più piccino, secondo dei concetti, e continua a far lavorare il computer che lo eroga, un'applicazione che ci scarichiamo un po' come un fungo, un parassita, insomma, usa le risorse dell'oggetto in cui si trova a vivere. E quindi quando è il caso di sfruttare questa potenzialità e quando invece non è necessario? Quindi noi vediamo il luogo in cui accade l'informazione come in realtà un indizio sulle occasioni e sulle finalità delle persone. Quindi cerchiamo di trovare quel punto magico del triangolo fra gli utenti, i contenuti e il contesto. Ora, come abbiamo progettato Repubblica.it? Repubblica.it è un sito di un giornale di informazione che parla di un sacco di cose diverse, dalla politica, la cronaca, lo sport, la finanza. Quindi noi abbiamo prima di tutto fatto un lavoro di identificare le unità elementari, noi le chiamiamo unità atomiche perché poi si combinano come fossero delle molecole, no? Allora una fotogalleria, un articolo, un video, come si combinano per raccontare una storia? E dove abbiamo la possibilità di leggere questa rete di combinazioni? Esiste un posto nei nostri database dove questo sta scritto?
Perché se esiste questo posto, io posso andare a leggere questo posto e ricostruire quelle relazioni anche in ambiti dove lo schermo è più piccino. Ora, voi capirete bene che quando lo schermo è più piccolo, io posso rimpicciolire il carattere fino a un certo punto, posso rimpicciolire una foto fino a un certo punto. Superato questo punto, quello che succede è che alcune cose le devo spostare. Ed ecco perché la nostra attività è un'attività giornalistica. Io sono, direi prima di tutto, un giornalista. L'avrei detto io. Architettura dell'informazione. Cioè, e ora proverò a mostrarvelo. Quindi, come concetto generale, noi cerchiamo di trovare i mattoncini dell'ego, di ricostruire perché si dispongono in certi modi, per quale scopo, e dopodiché cominciamo a capire come ricostruire questa cosa in spazi più piccoli. Ora voi vedrete che in questo processo che ho descritto, soltanto per un incidente di tipo storico, per un fatto di tipo storico, sto partendo da una cosa grande facendola diventare una cosa piccola. Quello che sappiamo è che sarebbe molto meglio fare l'opposto, cioè partire da un prodotto piccolo, stretto, linearizzato e cominciare a domandarsi piuttosto il contrario. Quando ho un po' più di spazio, quali possibilità posso cogliere? Perché innanzitutto è più semplice come progetto, come processo di progettazione, ma è anche più simile alla cultura da cui stiamo venendo, che è una cultura che mette le cose in fila, perché è la cultura della televisione che dice una cosa dopo l'altra, così come un giornale di carta mette le cose una dopo l'altra. Mentre la cultura dove stiamo arrivando è una cultura che mette le cose una vicino all'altra, non necessariamente prima e dopo, non c'è un prima e dopo, potete cliccare su qualunque link in una pagina web, no? Quindi come ricostruire questa prossimità e come esprimere la rilevanza, che è il fine principale di ogni giornalista, no? Dirvi rapidamente qual è la cosa più importante, qual è quella meno importante, come riuscire a farlo laddove non si possono mettere più in fila le cose. Per chiudere questo preambolo, diciamo che gran parte di queste risposte stanno nella conoscenza del prodotto giornalistico, nella conoscenza dell'intenzione giornalistica, quindi abbiamo una prima classe di utenti, di persone che sono proprio coloro che vogliono raccontare queste storie. L'altra parte della risposta sta nel chiedere alle persone che utilizzano questo dispositivo: hai visto questo link? Non lo hai visto? Non era abbastanza evidente? Hai bisogno? Hai capito che potevi continuare a navigare? Oppure hai visto che c'è una pagina dedicata all'autore di questo contenuto e puoi vedere tutte le altre cose che lui ha scritto, oppure no? Perché quando la risposta dell'utente è no, noi quante volte ci siamo mortificati perché non riuscivamo a fare qualcosa, abbiamo pensato di avere noi qualcosa di sbagliato di fronte a un sito web. Ah, non ci sono riuscito, guarda, sono proprio scarso. Invece noi architetti dell'informazione pensiamo l'opposto, che ogni volta che un utente non riesce a fare qualcosa, la colpa è di chi ha progettato questo sito. Quindi noi in questo processo di progettazione abbiamo testato tantissimo gli utenti e abbiamo fatto guidare la disposizione degli oggetti all'interno delle pagine proprio dai test che abbiamo fatto con gli utenti. Non so se, Andrea, se preferisci prima fare altri interventi oppure no, se mostro. No, mostra pure questa okay. Anteprima. L'unica domanda, ma puoi rispondere anche dall'altro microfono. Quello che ti volevo chiedere è il perché, anche se è una domanda forse scontata e banale, ma secondo me va spiegata, soprattutto perché tu appunto sei un giornalista oltre che un architetto dell'informazione. Perché avete sentito questa esigenza? Perché il primo sito di news italiano ha la necessità di riprogettare il suo sito mobile? Beh, c'è una risposta di lettura della realtà molto pragmatica. Oggi il 20% del nostro traffico al sito, pensatelo, scusatemi perché vorrei chiarire un attimo i termini. Parliamo di contatto con l'identità digitale di Repubblica, no? Quindi contatto con la testata. Okay. E quando mi riferisco alla navigazione desktop, penso a quella larga, così ci intendiamo un attimo sui termini. Allora, le persone arrivano a Repubblica nel 20% delle circostanze attraverso un dispositivo di mobilità, sia esso un tablet che uno smartphone. E poco rispetto ad altri paesi, poco rispetto all'America sicuramente, ma la cosa che ci sta colpendo molto è il trend, che è assolutamente esponenziale. Cioè, la progressione di questa percentuale aumenta di mese in mese,
e fa veramente impressione. Soprattutto, questo mi riporta al discorso dei contesti, quando la testata giornalistica ha una funzione di spiegazione immediata della realtà. Penso a delle grandi emergenze, un terremoto, un'alluvione o una serie di temporali nel nostro paese. Ci sono delle circostanze in cui appunto il contesto e quindi il desiderio di vedere che Repubblica mantenga la sua promessa, la sua identità di informazione in questo caso, portano le persone a connettersi con tutto quello che hanno. Quindi ho un telefonino, mi connetto al telefonino, ho un tablet, mi connetto con quello. E il fatto di arrivare a casa, accendere un computer, compiere questo gesto, per noi, noi lo vediamo dalle statistiche, è qualcosa che in realtà non avviene. Cioè i contatti desktop sono quelli delle persone che sono in ufficio, anche perché sappiamo che i tablet sono una delle cose più usate sul divano. Non so se ho risposto. Sì, hai risposto. Adesso avrete l'onore di vedere in anteprima, veramente non l'ho mai visto neanch'io, il progetto, diciamo in nuce, del nuovo sito mobile di Repubblica. Tra l'altro è un progetto non statico, ma Federico e i suoi colleghi hanno avuto l'intuizione di farlo in HTML5, quindi lui vi farà vedere proprio quello che succede quando lo schermo cambia dimensione. Sì, partiamo dal processo normale di progettazione, com'è. Prima si fa un inventario dei contenuti, lo sto dicendo molto per sommi capi, che quali contenuti ho, è un po' come fare una torta, quali sono gli ingredienti. Poi si cominciano a fare degli schemi, dei flussi, che viaggio fanno questi contenuti, chi lo produce, dove stanno, in quali database stanno, da dove arrivano, dove li mando. Poi si fa uno schema delle pagine molto più grezzo di questo, anche se questo vi sembra grezzo, e per noi è a media definizione, addirittura, pensate, si fa uno schema molto più grezzo di questo, in cui si prendono le pagine e si fanno dei grandi blocchi, questo non ve l'ho portato semplicemente perché era più semplice da descrivere, si fanno dei grandi aree, si definiscono delle aree, qui si commenta, qui ci si registra, qui c'è la notizia di apertura, qui ci sono le altre notizie, ecco. Cioè noi andiamo a identificare le funzioni narrative di ogni porzione della pagina e rappresentandoli con questi quadratoni capiamo anche quanto sono importanti e cominciamo a fare anche una negoziazione con i direttori della testata. Ti sembra giusto che le notizie di sport abbiano questo ingombro nella pagina o pensi che lo sport sia sottodimensionato rispetto a quello che è la tua conoscenza delle persone? Poi naturalmente rifaremo queste domande agli utenti. Queste le chiamiamo mappe funzionali. Dalle mappe funzionali cominciamo a derivare un'alberatura generale del sito in cui ragioniamo in termini di funzioni narrative delle singole pagine. Questa è la pagina che serve a raccontare una storia, questa è la pagina che serve a elencare tutto ciò che ha scritto un autore e così via. Alla fine, solo alla fine di questo processo, quando finalmente abbiamo tutte le idee chiare, facciamo questi documenti di sintesi che noi chiamiamo wireframe e che i redattori della carta stampata chiamano menabò. Cioè sono dei progetti, delle pagine. Ora, per noi non è tanto importante dove li facciamo. Spesso molti miei colleghi li fanno proprio con la matita, la carta, la gomma, e ci sono dei software di disegno di qualunque tipo con cui li facevamo. Noi in questo progetto abbiamo cominciato a fare i wireframe in HTML, utilizzando l'HTML come un software di disegno, in realtà è un linguaggio, come sapete. Perché in questo modo abbiamo velocizzato moltissimo, ci siamo trovati un prototipo funzionante da subito, da sottoporre ai test con gli utenti e da sottoporre anche agli stakeholder, cioè a coloro, ai direttori, all'editore, perché è molto più semplice cliccare, come vedremo insieme, su qualcosa che risponde ai nostri click che vedere un disegno con me a fianco che risponde alla domanda ma che succede se clicco qui. Okay, questo andiamo. È stato realizzato con Bootstrap, che è un framework che ha dei pezzettini pronti perché io non sono un grafico. Questo è quello che succede, guardate, ora vi sto mostrando una pagina di categoria generica, purtroppo non posso mostrarvi il progetto nella sua interezza, vi voglio far vedere il meccanismo. C'è anche un po' di segreto industriale. Esatto. Allora, vi faccio vedere una home page generica, ve la faccio vedere piccola, vedete c'è il titolo della notizia d'apertura, ci sono delle notizie di rullo, immaginate che questa sia una pagina, che ne so io, di tecnologia o viaggi. È chiaro che sto utilizzando un gergo interno, spalla e sottospalla sono delle posizioni.
che corrispondono, vedete, alla colonna destra del template web, ci sono degli appunti. La cosa bella di questa cosa è che per certi versi funziona. Io posso scegliere una funzione, se clicco ci vado, così come posso vedere, se clicco su un articolo, come è fatto un articolo. Questo è ovviamente frutto della nostra progettazione. Io all'inizio lo spazio firma l'avevo messo a destra e la data a sinistra, e poi piano piano l'ho spostate. Le ho spostate non perché io abbia la scienza infusa, ma perché ho fatto dei test con gli utenti. Questa URL, se voi aveste la password, potreste vederla da qualunque telefonino. Potreste accedere, e infatti questo ci ha consentito di fare dei test in mobilità. Noi siamo andati letteralmente per strada, ci sono andato io con i miei colleghi, e fermavamo le persone, facevamo un minimo di intervista per capire che tipo di persona era, che tipo di utilizzo faceva, se era un lettore di Repubblica oppure no, e questo ci serviva per comprendere meglio le loro reazioni. E poi avevamo una lista di task che sottoponevamo loro e vedevamo come reagivano. Per esempio, leggi una notizia. Leggi una notizia vuol dire che devi capire che puoi cliccare su qualcosa. Se non lo capisci, ho sbagliato io. Qui ci sono, insomma, dei modi per correlare le notizie, dei tag che descrivono di cosa parlano queste notizie. Poi vedete, ecco, se abbiamo un video andrà lì, se c'è una fotogalleria andrà lì. E poi ci sono dei correlati, i correlati li abbiamo messi in fondo, mentre invece per esempio sulla versione laptop li abbiamo anche sopra. Qui abbiamo scelto di metterli soltanto in fondo. Sono scelte spesso dolorose, spesso suscitano un grande dibattito, ma soltanto la conoscenza degli utenti fa sciogliere la riserva. Guardate ora che succede se io allargo questa finestra. Notate per esempio in alto non c'è un menu, il menu è qui dentro. Io la allargherò e piano piano vedete che il contenuto si adatta. Compare il menu, si apre il menu e si apre un menu. Allora, in questo modo io è chiaro che io ho progettato due versioni della stessa pagina, una stretta e una larga, ma le ho realizzate all'interno della stessa pagina HTML in modo tale che davvero, se voi consultate questa URL con un iPad, lo vedete più largo, se lo consultate con un computer grande come sto facendo io, avete la finestra tutta larga, lo vedete largo largo. Quindi pensate quanto fa prima un direttore di testata a capire che cosa succede su questo sito e come funziona e quanto questo ci accorcia i tempi. Questo stesso ragionamento, vedete sulla destra ci sono i correlati che in questo momento non sono più tre titoletti in fondo a questa notizia, ma sono sulla destra, hanno una foto, prima non l'avevano, quindi si sono arricchiti, sono fatti in un certo modo. Perché? Perché io do un grande valore alla correlazione, perché una persona che è interessata alle ultime sulla Costa Concordia deve poter vedere anche quelle le notizie precedenti su questa vicenda, e quindi io cerco di fargliele vedere più che posso. Lo stesso tipo di adattamento c'è nelle home page, e chiudo, dove è molto più complesso stabilire che cosa va sotto, che cosa certo. va dove, e poi le cose non possono anche non andare sotto, possono anche andare in mezzo, possono, cose che sono delle liste possono diventare uno slider. Questo un po' per raccontarvi il processo generale con cui lavoriamo. Grazie Federico. Maria Vittoria, se vuoi, visto che credo che tu abbia una presentazione. Ecco, abbiamo visto il punto di vista dell'utente, abbiamo visto il punto di vista della progettazione giornalistica, adesso vediamo l'infrastruttura di connessione, cioè chi ci dà il segnale, ma non solo il segnale. Adesso ci racconterà Maria Vittoria come loro sempre di più si stiano specializzando nei contenuti. Sì. Buongiorno a tutti. Assolutamente sì, direi che in questo senso le telecomunicazioni sono la cinghia di trasmissione tra le cose che stiamo sentendo. Allora, una premessa, quello che sta accadendo nel mercato dell'editoria digitale non è un fenomeno italiano, squisitamente italiano, e non è un fenomeno nuovo. Questa slide, che ovviamente non vuole essere esaustiva, vi fornisce a colpo d'occhio un'informazione rispetto a quello che avviene negli altri paesi europei, negli Stati Uniti e ovviamente anche in Italia. Un po' ovunque si registra una crisi della carta stampata e uno spostamento degli investimenti delle aziende, degli editori, verso il mondo del digitale. In alcuni casi sono ancora degli esperimenti, in altri già cominciano a dare i loro frutti, ma un po' ovunque questo fenomeno si sviluppa. Dicevo, non è un fenomeno nuovo, prima dell'editoria ovviamente anche altri mercati dell'infotainment sono passati attraverso questa crisi.
guidata appunto da, da un superamento del supporto fisico. Quindi la musica ovviamente con i CD, che ormai si fruisce quasi esclusivamente in streaming, e anche il mercato dei video. Non è sfuggito sicuramente a nessuno il recente ingresso di Sky Online, di Mediaset Infinity, si parla già da mesi dell'ingresso di Netflix in Italia, e sono dei mercati che, partiti qualche anno prima di quello dell'editoria, hanno già raggiunto delle dimensioni che si possono considerare, direi, piuttosto interessanti, e con driver di crescita, diciamo con percentuali di crescita a doppia cifra. Che cosa guida queste rivoluzioni digitali, e quali sono i fattori critici di successo a cui prestare attenzione? Alcuni sono stati già citati dai colleghi che hanno parlato prima di me, abbiamo provato a metterli in fila. Lo citava Andrea, la diffusione di dispositivi abilitanti è sicuramente il punto di partenza. Questa è una fotografia italiana, al 2013 contiamo circa 37 milioni di smartphone, con una penetrazione che ha raggiunto già oltre il 60% della popolazione e che entro pochi anni raggiungerà l'80%. Il numero che ho io sulla diffusione dei tablet è un po' più alta, tenete conto che le stime sono difficili proprio perché devono essere rese pubbliche dagli stessi vendor, e come sapete Apple non è che sia particolarmente generosa di informazioni, quindi in alcuni casi si trovano dei dati differenti anche per questo. Le transazioni che avvengono da smartphone e da tablet cominciano ad avere un loro peso all'interno del mercato. Considerate che il mercato cosiddetto new media pesa già intorno a un paio di miliardi, quindi comincia ad essere anche questo un pezzo dell'offerta media a cui si guarda con interesse. Ecco, da questo punto di vista è fondamentale la capacità di creare dei pacchetti di offerta che mettono insieme il dispositivo, la connettività e i contenuti. Siamo sempre più mobili, l'hanno detto i colleghi prima di me, crescono gli accessi da smartphone e da tablet, in generale il 46% della total digital audience avviene da un dispositivo mobile, ovviamente una percentuale che cresce notevolmente se si guarda dal target dei giovani. Il tempo medio passato online cresce, anch'esso, scusate, chiudo questo. Di conseguenza cresce la necessità di accedere a contenuti in mobilità. Lo diceva prima Cristina, il cliente prima forse dell'industria ha superato il concetto di categorizzazione all'interno di un profilo definito. Il cliente non è più fisso mobile, non è un cliente che accede da smartphone o che accede da PC, vuole accedere ai suoi contenuti per i quali è disposto evidentemente a pagare, indipendentemente dal contesto in cui si trova, a casa o fuori, o dal dispositivo che utilizza, e questo necessita, come giustamente diceva la collega, di una user experience che sia in grado di rendere omogenei questi contesti, e aggiungerei anche di forme di pagamento semplificate per poter aggredire tutti i target di riferimento, e in questo sicuramente la telco può costituire un elemento differenziante. Tutti questi clienti che navigano sono sicuramente interessati ai prodotti di editoria per circa il 40%, e nel 70% dei casi lo fanno prevalentemente da app. Sono dati che fanno pensare e che riportano a quello che dicevo prima rispetto alla disponibilità di prodotto. Ci sono ormai sugli app store oltre 2 milioni e mezzo di applicazioni. Sono sempre più multimediali, interattivi e connessi con gli aspetti social, che sappiamo essere, diciamo, una delle caratteristiche particolari della popolazione italiana, la voglia di protagonismo e di commentare tutto quello che succede. Ecco, tutti questi dati, questi big data, ormai si fa un gran parlare anche di big data, ovviamente andranno a premiare quei contesti nei quali i comportamenti dei clienti potranno essere analizzati in dettaglio, quindi non solo e non solo più dal punto di vista della singola transazione, ma di tutto ciò che ci gira intorno, con un'intelligenza che guarda a 360 gradi momenti e situazioni di contorno che consentono di costruire delle proposizioni commerciali just in time e davvero mirate rispetto a quel cliente. Dicevamo prima, aumenta la disponibilità, la spesa, si spende di più, si spende per prodotti digitali. Allora, qual è il risultato di tutto questo? Che gli attori che sono presenti nella filiera hanno delle relazioni che tra loro sono sempre più complesse. Questa ovviamente è una semplificazione, però se guardiamo
questi quattro blocchi. Abbiamo da una parte gli editori che continuano a produrre ovviamente contenuti, ma che in parte si fanno parte attiva nell'erogazione dell'offerta, vanno loro stessi sul mercato per vendere i loro prodotti. Abbiamo gli store, sia quando parlo di Apple e Google, ma non solo, parlo anche di aggregatori come possono essere Zinio, piuttosto che Amazon, piuttosto che Google stessa con la recente Newsstand, che distribuiscono il contenuto prodotto da altri, ma aggregano anche e quindi si propongono direttamente come erogatori di contenuto. Abbiamo i vendor, che ovviamente rendono disponibili device abilitanti, ma che anche a loro volta costruiscono partnership sia con gli editori sia con gli store stessi per aggiungere valore ai dispositivi che vendono e avere una leva competitiva ulteriore. E poi abbiamo le telco, che ovviamente gestiscono una relazione col cliente, oltre a fornire evidentemente la connettività, e offrono modalità di billing semplificate. Da questo punto di vista Telecom Italia ha un approccio molto molto orientato alla vendita di contenuti, cioè noi crediamo da un punto di vista strategico che sia fondamentale diciamo rispetto a questa filiera sottoscrivere in particolare con gli editori delle partnership di natura sinergica in maniera tale da valorizzare gli asset che entrambi abbiamo. Allora, diciamo per macro aree, qui abbiamo identificato il tipo di supporto che noi diamo a questo business. Vi vorrei poi parlare in particolare dei primi due, cioè della messa a disposizione del nostro canale fisico per la proposizione commerciale congiunta di iniziative che ci vedono partner, e di Cubo Libri, che è lo store attraverso il quale noi distribuiamo prodotti di editoria digitale. Ovviamente la parte sotto, cioè i servizi legacy e l'offerta diretta editori, appartiene un po' alla storia dei VAS, quello che ormai può essere considerato il VAS tradizionale, cioè tutto quel mondo di servizi regati via SMS, via MMS, piuttosto che il supporto alla vendita diretta che passa esclusivamente per la billing integration degli editori. Ma la parte più importante per quanto ci riguarda nello sviluppo di questa partnership è quella in alto. Faccio un esempio concreto: in questo momento i clienti che entrano in uno dei 6.000 punti vendita TIM e acquistano un dispositivo e un'offerta di connettività hanno la possibilità di sottoscrivere un abbonamento allo sfoglio digitale di Repubblica con i primi 12 mesi gratuiti. Questo ovviamente è una partnership di cui siamo molto contenti e che crediamo valorizzi gli asset sia di Telecom Italia che di Repubblica, perché sfruttiamo il momento di vendita che viene fatto dal nostro dealer, quindi dal nostro punto vendita, con un'incentivazione dedicata a questo, e creiamo quel sistema di conoscenza nel cliente di un prodotto digitale, perché è vero che esiste il contenuto e deve esserci un'esperienza la migliore possibile, è pur vero che il cliente deve sapere che tutto questo esiste, e per noi che siamo nel settore è un po' scontato, ma per un cliente che acquista un dispositivo non è detto che lo sia. Allora, quello che a noi piace pensare è che Apple non sia l'unico modo attraverso il quale un cliente viene a scoprire che esistono prodotti digitali, soprattutto perché in 2,5 milioni di app vattene un po' a cercare quelle che ti interessano. Diverso è quando tu hai davanti una persona che nel darti un dispositivo ti dice: ma lo sai che hai la possibilità di sfogliare il giornale dalle 6 del mattino? Ma lo sai che attraverso questo ne puoi usufruire di un anno gratis? Ma lo sai che ti costa la metà rispetto al fatto di andare in edicola e non devi neanche uscire di casa? Ma guarda che te lo faccio vedere, perché magari gli faccio una demo e gli mostro come l'esperienza del giornale sul tablet sia arricchita da foto e video, cose che sembrano scontate per noi ma non lo sono affatto per un cliente che non immagina nemmeno di poter avere un'esperienza di questo tipo. E vi assicuro che le redemption che stiamo vedendo con questa iniziativa sono a doppia cifra, quindi dimostra che l'interesse e l'opportunità c'è per tutti. L'altra cosa di cui vi parlo è Cubo Libri. Allora, Telecom sta investendo milioni di euro in piattaforme per l'erogazione di contenuti digitali. Quello che noi crediamo è che i servizi e i contenuti siano quello che possa dare valore alla connettività. Investiamo ovviamente anche sulla connettività. Nei prossimi 3 anni abbiamo un piano di investimenti di 9 milioni di euro per LTE e fibra. Se erano 9 miliardi arrivava Renzi e ve li portava via tutti. Ne abbiamo investiti 3 soltanto nel 2013. E
quello che sono miliardi, non sono, sono miliardi, miliardi, sono 9 miliardi, ah, sì, sì, chiedo allora scusa. No, dobbiamo raggiungere il 50% della popolazione entro il 2016 per la fibra e l'80% quindi, per l'LTE. Quindi parliamo di infrastrutture. Parlo di copertura, sì, sì, parlo di copertura, chiedo no, scusa. No, pensavo di... No, no, per i contenuti stiamo investendo decine di milioni di euro. Le due cose vanno insieme, certo, ovviamente, perché proponiamo banda larga e diamo ai nostri clienti delle motivazioni per poterle utilizzare, cioè dei contenuti che ci passano attraverso. Quello dell'editoria non è l'unico business di Telecom Italia per il mondo digitale. Noi seguiamo con il brand Kubo anche la TV con Kubo Vision, la musica in streaming con Kubo Musica e anche la parte dei giochi con Kubo Giochi. Lo facciamo, e di questo siamo orgogliosi, con una modalità che è completamente integrata nell'approccio commerciale con gli editori. Cioè ci distinguiamo da Apple sostanzialmente per questo, non imponiamo delle politiche commerciali, ma piuttosto, adesso torno indietro, mettiamo a disposizione degli editori tutti i nostri asset, che sono le vetrine online per PC, tablet, smartphone, abbiamo anche un device dedicato per la lettura degli ebook, i modelli d'offerta, perché siamo in grado di coprire qualunque necessità, dalla vendita della copia singola agli abbonamenti con qualunque taglio, le attività di post vendita, monitoraggio e assurance, e mettiamo a disposizione anche le interfacce. In questo momento distribuiamo 11 quotidiani, abbiamo già una copertura del 60% del mercato, 65.000 ebook, abbiamo praticamente il 95% del catalogo degli editori sul nostro store, e stiamo sviluppando moltissimo la parte di magazine, che di per sé sta iniziando il suo sviluppo, quindi andiamo un po' di pari passo con loro. Abbiamo lanciato nelle ultime 3 settimane tutti i magazine di Mondadori. Puntiamo a coprire nell'arco anche qui dei prossimi 2 anni il 90% del mercato disponibile. La cosa interessante è che decidiamo insieme all'editore qual è la politica di prezzo che vogliamo applicare ai nostri clienti, condividiamo di fatto la conoscenza di quello che il cliente fa, perché attraverso Kubo Libri vendiamo il prodotto, ma la fruizione, come vedete da questa slide, viene fatta sulle properties dell'editore. Questo consente all'editore di mantenere, diciamo, il controllo sulla qualità del contenuto erogato, consente a noi di sfruttare le nostre capacità di acquisire clienti che entrano nei nostri negozi o che comunque accedono ai nostri siti, e questo, diciamo, è un modello win-win dove andiamo insieme ad incrementare il numero delle revenue. Laddove non ci fosse, l'editore non avesse, come in molti casi diciamo, avviene per i magazine, un suo canale, una sua applicazione, un suo sistema di erogazione del contenuto, comunque mettiamo a disposizione la nostra applicazione Kubo Libri, il nostro sfogliatore protetto. E questo diciamo, lo decidiamo sempre insieme all'editore, è una scelta che facciamo insieme. Studiamo gli andamenti, guardiamo come vanno le vendite, condividiamo azioni promozionali sulle quali investiamo insieme, e questo secondo noi sarà un po' la forza che serve per fare propulsione sul mercato. Vogliamo svilupparlo insieme, per farlo dobbiamo unire le forze. Grazie. Una delle tue ultime slide ha dimostrato plasticamente come voi siete praticamente la nostra nuova edicola, e mi pare che la direzione verso cui si sta andando è: prima noi sfruttavamo voi per raggiungere i nostri lettori, voi sfruttavate noi per fare business. Adesso si cerca di collaborare per un obiettivo comune. Assolutamente. Craig, if you want to... Ecco, Craig ci parlerà dal punto di vista internazionale, quello che succede soprattutto nel mercato e nel mondo americano, esempi di buone pratiche di giornalismo mobile, nativo e digitale. Hello. Yes, you might want to put your headsets on. Sorry. Thank you for bringing me here to talk about this. I want to talk a little bit about what happens to stories in this mobile world and some different approaches, particularly highlighting two, I think, really innovative and interesting ways to present stories in the mobile context, ways that are really kind of mobile first, you might say. And just to sort of give a context of what starts to happen to stories when they get into that mobile environment, I use an example
Early December, Nelson Mandela died, and you know, this was what the New York Times did. They ran the sort of classic New York Times newspaper obituary. It was several thousand words. It was written by Bill Keller, who served many years as a correspondent in South Africa, who knew Mandela, who was the top editor at the paper and a columnist. Very authoritative. It was long. It was well constructed. It was a very interesting read. And then, after reading that, I went over to BuzzFeed because I wanted to see what they did. And BuzzFeed took a lot of some of the same facts, but rather than sort of weaving them together in this kind of traditional narrative, they put them basically a few sentences, a picture, a few sentences, a picture, and it was something that you could read in, you know, as opposed to 15, 20 minutes of the New York Times, I could read the BuzzFeed piece in probably about 3 minutes and walk away knowing some of the key things about Nelson Mandela's life. Another place that I went in December to look for that was an app called Circa. So this is one of the ones I want to talk a little bit about. It's available for Apple, iOS, and Android devices. This is actually what their stories look like on the web. They look a little bit different in the app. And for them, what the story looked like was a series of very short, sometimes one or two sentences, little units. Maybe one is a quote, one is a fact, one is an image, and on and on and on. And rather than having kind of a seamless narrative go through, it was one sort of atomic unit after another. And Circa is a mobile-first company that does news. I'll talk a little bit about them. But this is kind of an example of what we're starting to see happen to stories when they are kind of tweaked and presented in the mobile environment. Certainly they get shorter, although that's not the only rule, as I'll sort of show. They're often broken up into definitive sections. They often, you know, mix the textual and the visual element. And it's meant to be, you know, as the title of this this panel says, kind of snackable, something where you open it up, an app or your web browser, and it fills that need that you have at that moment, that little bit of hunger you might have. And so really, you know, what happened with those stories and what often happens with stories now is you have this the same or similar facts that simply get rearranged and reconstructed in different ways. And this sort of one way to think about this, there's a Harvard Business School professor named Clayton Christensen, who is the leading thinker about disruptive innovation. And he talks about people building products, whether it's news or other things, to meet jobs to be done. And so here's what he says, and I'll read it so it goes through the translation. With an understanding of the job for which customers find themselves hiring a product or service, companies can more accurately develop and market products well-tailored to what customers are already trying to do. So rather than thinking about taking something you wrote that was maybe meant for a newspaper, oftentimes in the mobile environment, we're seeing some really successful initiatives around saying, well, what in that moment when somebody is launching an app, why are they launching it? Is it because they're in line at the bank and they need something to read for 2 minutes? Is it because they're walking out the door and they need to know if the train is on time? A lot of times, the engagement that happens on mobile is purpose-driven. People are looking for something to do a job for them. And so there are some interesting experiments taking place around news to try and take the information, the stories that we produce traditionally, and almost repackage them to fill a specific need, to perform a specific job. And so I had a job to be done recently, and I turned to one of the ones I want to talk about, which is Quartz. The website is qz.com. And this is a really mobile-first, it's not an app, it's actually a mobile-optimized website. And I'll give you some details of how they've done that. But when Apple reported its most recent earnings, it was getting towards the end of the day, I hadn't been paying attention, but I wanted to know really what the takeaway was. I didn't want to read 2,000 words about everything that happened in Apple's earnings call. I wanted to know what the most important thing was. So I opened up Quartz, and that's exactly what they gave me. And the headline tells me, Apple earnings prove it, this is a phone company. And with the story, you can see there's an image, and then below that, you have a tweet, one sentence, a bolded line, and another tweet. The second tweet is actually by the author. They're giving me very bite-sized information to make a very specific point that the story of this earnings call was that
iPhone revenue is really the biggest thing, the almost in some ways the only thing that matters at Apple these days. Apple is a phone company. And that was a very specific take, and it performed the job that I needed to be done, because I didn't need to listen to a whole earnings call or read 750 words to understand that, you know, yes, they exceeded some of the earnings projections, but really that was the piece I wanted to know. So what about Quartz is interesting? Well, this is a quote from someone at Quartz about basically their strategy, which is, think of our writing as something to be sucked off the screen of a smartphone in a swaying subway train. So again, they're thinking of the context of their reader, of their customer. That person who is maybe on their commute to or from work or getting to a meeting, and the job to be done is to give them something to read. In this case, Quartz is very focused on business, that is in that arena, in that area of coverage. They have optimized their site to work on not only Chrome and Safari and modern web browsers, but they've actually gone back and optimized for really old editions of Opera and Internet Explorer. And the reason for that is people in developing economies don't have smartphones in many cases. And so this is a website that is meant to work on really old phones, or dumb phones as they're called. And it's meant to look almost as good as you'll see it looking on an iPhone or on the latest Android device. Their stories are rarely longer than 500 words. They occasionally have opinion pieces that go longer than that. There's almost always some kind of a chart or image that's a part of it, in addition to the top one. And they are always focused on a very specific take. You almost never read the general business overview on Quartz. And part of that is, you know, there's the Financial Times and there's the Wall Street Journal, who do a very good job covering very general market and business news. So Quartz zigs and zags and goes in and out of a wide variety of things, and they only cover things when they actually have something interesting to say about it. So they almost have an opportunity because of what other people do. This is one of the most popular stories they've had. It is kind of a business story, but not necessarily. It's just interesting. 59% of America's tuna isn't actually tuna. So they looked through a very long and detailed report by a nonprofit that had taken over 1,200 samples of fish around the United States and tested them. And what they found is that things labeled tuna often weren't tuna. So you can imagine people in, you know, kind of global financial workers and people in business, you know, they probably, chances are they like their sushi, so this kind of relates to them. But it's also just an interesting kind of story. And here's how they told it. This is the entire story. You have a paragraph, then you have two bullet points, then you have a chart, then you have three bullet points, and a final sentence. And that's the story. And this is one of the most popular things that they've ever written. So you can see how it's got a very defined take. There's a big, nice image on the top. And then you're in and out of this story in, what, a minute? And that image of somebody on a swaying subway or on a train or waiting in line, you can see how they're really performing that job for somebody. They're doing exactly what they've set out to do. And so this is a quote from the president of Quartz. And he described that story. And he said that our editors describe a story like that as the atomic. When you find some nugget of data that is maybe being ignored by other media, then it does really, really well. So again, not trying to be super comprehensive like maybe the Financial Times or someone else might be, they find that one thing that actually is interesting, and they write about that and only that. So I mentioned Circa earlier on. That little quote on the side, save time, stay informed, that's their mission statement. And you know, it gives you an idea of the job they're trying to perform, which is, I have a couple of minutes, what's going on in the world? Just the top news. And they have a little of an American bias, no question. But if you open up their app, you will see a list of stories, you will see the latest, you know, sort of important global news in that respect with an American bias, and you'll instantly know. And when you click on one of those stories, again, you get something that looks like this. So you have, you know, at the top, you have a statement from the Australian Prime Minister, you have, you know, one sentence below that, another sentence or so, and these are how their stories are constructed.
And as stories evolve, they add in new sections of text, new atomic units. And you can actually follow stories in Circa. So I've been following the missing Malaysian Airlines flight through Circa by pressing a button in the app. Anytime there's a new relevant piece of information, I get a notification to my phone. And what's important about this is they don't abuse mobile notifications. You mentioned a sort of an off mobile notification you received. This is a surefire way to drive people crazy. I'm based in Montreal, and sometimes the Globe and Mail, a national newspaper in Canada, sends me alert about the Toronto housing market. And that's not what I'm looking for. And so you have to be judicious about how you use these things. Circa tries to differentiate itself by saying, you know, what we do is storytelling, but it's broken into specific parts. So this is the top editor at Circa saying, our content is concise, to the point, and we provide links back to our sources. But Circa stories aren't summaries. Indeed, stories can never be summaries, and we believe in stories. So even in this, you know, snackable, kind of broken down mobile environment, the story and the narrative still has power. It's just about trying to construct a narrative in different ways. Because, you know, the story is a fundamental piece of human communication. You don't throw stories away just because people are using mobile devices. But you do have to rethink of what stories look like. And they go so far as to, you know, to really emphasize this. And part of the reason is there are new summary apps that have been launched by Yahoo and other places that they're really trying to differentiate and say, no, we actually do original reporting, but we package it in really digestible ways. And so they make a differentiation between atomization, which is to break a story into core elements, and summarization, which is to create a smaller version of something that already exists. So that's Quartz and that's Circa. Last night, I actually learned of a new one, thanks to this conference. This is a site in the Netherlands called new.nl. This is what their mobile app looks like. Their stories are very short again, but the thing that I actually found most fascinating about this is if you look along the top there, there's a little weather icon, there's the traffic icon, the stock market, the TV guide, and the sports thing. And people can sort of customize what they see there. To me, what was really interesting about this is that I could instantly see, coming out the door every morning, being able to know what the weather is going to be like, what the traffic is like at my train stop, you know, what might be on TV, one of my favorite shows, what the score was last night, and maybe how my stocks are doing. And putting all of those things just in an icon-based, you know, way of communicating it is incredibly powerful, and it performs not one but several jobs at once. And this is one of the most popular, you know, web news operation, or I say mobile news operations in the Netherlands. Last one I just want to show. This just launched in March. I've been talking about short stories. This is long form, made snackable for the mobile reader. It's a company called Rooster, and what you can do is you can subscribe to receive a 15-minute chunk of text from a novel, and it will be delivered to you on a schedule that you determine. So I want it every weekday at 8 a.m. because that's when I'm on the train. And this way, for people who say, I'm too busy to read novels anymore, they actually deliver you, at a time you choose, on the days you choose, a snackable section of a larger piece of content. And this is, they do this with fiction, and they do it with some other things. And there are a lot of numbers to show that people are reading long form on mobile. But again, you know, you have to think about the context. Where are they doing that? Why are they doing that? And how do you deliver it in a way? And this is a way of saying, well, long form can still exist, but maybe if we broke it down and delivered it at the exact right time, then we will perform that job for them, and we've made it that much easier. So just to close, I brought some of my own numbers here, and this is about engagement in apps. They're talking about what they define as the mobile addict. So according to this data from an analytics company called Flurry, mobile addicts, or you know, people who are checking their tablets as well, are checking it over 60 plus times a day. So these are people they consider to be addicts. So they're launching an app 60 plus times a day. That actually didn't surprise me. What I thought was even kind of interesting is the people who are labeled regular users are launching an app, some could be launching an app as many as 16 times a day. So a regular mobile user, if you think of how much time we're awake, is launching an app probably about once an hour. And pretty much any other,
you know, except for breathing and some other basic human behaviors, you know, if you were drinking alcohol once an hour all day long, if you were using drugs or having sex once an hour all day long, you would be considered an addict. But when it comes to our phones, this is regular behavior. And that goes back to the jobs to be done piece, where you have people launching apps a tremendous amount of times per day, but they do it with a purpose. So you have to answer, you know, the question is, you know, why are they going to launch my app now? And if you can answer that based on where they are and what they need, then you have a really good chance of kind of competing and winning in this environment. Thanks. Grazie, Craig. Ecco, è importante il concetto che tu hai sottolineato, che l'atomizzazione dei contenuti non significa necessariamente l'accorciamento dei contenuti. Abbiamo ancora 10 minuti circa e vorrei lasciare spazio alle domande del pubblico, se ce ne sono. Volevo chiedere a Federico, nella nuova versione mobile di Repubblica, se c'è una nuova versione legata ai commenti, perché quello che ho notato da utente medio, un po' interessato per lavoro, è che dal punto di vista dei commenti vanno molto forte, per esempio, i video, in cui c'è una facilità di login con i propri profili social. Magari invece sugli articoli, non so nella versione nuova, però nelle versioni vecchie, diciamo che era meglio sfruttare direttamente le notizie postate sui social per sollecitare un po' i commenti degli utenti. Ecco, volevo sapere se ci fosse la possibilità di login dai social anche per gli articoli semplici. Sì, nella nuova versione avremo questa possibilità di login attraverso i social. Considerate anche che, anche questa è un po' una novità, non uscirà un prodotto finito, ma uscirà un prodotto che partirà in un modo e piano piano si crescerà e avrà delle nuove funzionalità. Io sono d'accordo con te che la partita dei commenti è una partita fondamentale, anche perché una delle metriche verso la quale andiamo è quella dell'engagement, no? Non quello della visione passiva delle cose. Quindi sì, diciamo, è nel programma. Altre domande? Microfono. Ma bisogna registrare. Salve, volevo sapere dal dottor Silver. Vediamo tutto alla NSA. Come, scusi? No, niente. Se le notizie, cioè l'accorciamento delle notizie potrebbe essere un fattore negativo per il futuro del giornalismo, e anche dal dottor Iannuzzi, che sono io, ma non, Badaloni, non, del, non opero. Cioè, l'applicazione online, insomma, di Repubblica, se la stessa cosa, cioè se l'accorciamento delle notizie può essere un fattore negativo appunto per il giornalismo. Cosa ne pensate? Craig, atomizzazione e there's an old saying, I don't know if it's also ever gets said in Italian as well, that you know, where it was a writer who said, it was in a letter where the writer said, "I apologize for such a long letter, I didn't have time to make a shorter one." And the idea being that there, in many cases, not all, but in many cases, to actually write something that is concise but clear and accurate and that captures the facts and other things at hand is harder to do it than if you just go on and on and on and on and have sort of unlimited space. So I think there are some benefits to forcing some concision and to having shorter content in that sense. However, if it means you leave out important details, or if it leads to people cutting corners because they think, well, I have to write 10 sentences, so I don't have to make that extra phone call, or I don't have to do that extra piece of verification, then that would be definitely a bad thing. What I think is sort of happening now at the early stage is that it's forcing people to really just focus on one aspect. And so that's good because it's, again, focused. But again, if I would point out a downside, it would be that, you know, you have to leave some things out. So it'll be interesting. I don't think that it's going to be a net negative because it's not exclusively going to be short content, but it would be unfortunate to have really poor short content if people didn't put the effort in to make it quality as well. Federico? Io colgo il punto della domanda, però adesso non so se ci prenderò o meno, ma credo che dietro questa domanda ci sia un po' una tensione
più sbilanciata di quello che secondo me dovrebbe essere verso la produzione rispetto a quello che è invece il mondo della correlazione. Cioè, per comprendere una notizia, se il giornale esce ogni giorno, devi anche spiegarmi un po' quello che c'era scritto nel giornale di ieri o dell'altro ieri. Quindi una parte della lunghezza del racconto è dedicata a contestualizzarlo. E nel nuovo ecosistema tutto questo può avvenire con un link. Quindi la tensione professionale va riorientata o ribilanciata da una tensione esclusivamente finalizzata alla produzione ad una tensione che vede in misura sempre maggiore, a mio avviso dovrebbe addirittura percentualmente essere più alta di quella della produzione, verso la correlazione, la contestualizzazione, la ricostruzione del contesto. E se questo meccanismo funziona, in realtà non hai bisogno di scrivere molte parole. E poi considera anche che nel concetto di multimedialità c'è sottointeso il fatto che se devi raccontare una storia, non è che tu, se fai un racconto multimediale con ogni elemento, che ne so, il video riracconta la storia da capo, il testo riracconta la storia da capo, la fotogalleria la riracconta da capo. Se hai fatto un buon lavoro sei stato un orchestratore. Quindi, appunto hai l'audio di quello che ti serve, il video di quello che ti serve e tutte le cose insieme funzionano come un'orchestra e in un certo senso anche questo va verso la brevità. Un'ultima domanda? Allora ne faccio una a Maria Vittoria che riguarda quella gag che abbiamo fatto prima poi sui miliardi, milioni di euro. Cioè, no, riguarda il problema che è molto italiano del, chiamiamolo così, digital divide, cioè il problema delle infrastrutture, perché se parliamo di mobilità abbiamo bisogno anche di connessione. Allora, voi siete ovviamente una telco e quindi siete interessati dal punto di vista del business, ma dal punto di vista di noi utenti e anche della cultura, della mobilità di cui parlavamo prima, com'è la situazione e come vedi l'outlook? Allora, hai toccato un punto importante, c'è un tema di servizi e infrastrutture e c'è un tema di education del cliente, nel senso che il semplice fatto di fare un deployment di una rete, quindi investire 9 miliardi per sviluppare banda larga mobile, banda larga fissa, non è condizione sufficiente perché ci sia il vero superamento del digital divide. Di sicuro è indispensabile, nel senso che ci sono posti dove la copertura non c'è e ci deve essere. Una cosa importante che noi facciamo, appunto, oltre a utilizzare la nostra rete commerciale, come dicevo, per evangelizzare di fatto la popolazione all'esistenza della rete attraverso i servizi che ne creano, che diciamo ne costituiscono il motivo. Perché dovrei sottoscrivere un abbonamento all'LTE ammesso che la mia città abbia questa copertura, perché ti consente di vederti la partita mentre sei fuori casa. Questo spesso avviene attraverso le fasce più giovani della popolazione, su cui noi siamo particolarmente aggressivi. Noi stiamo guardando con grande attenzione e interesse alla cosiddetta categoria young, che arriva fino ai 30 anni di fatto, perché pensiamo che il digital divide all'interno della famiglia utilizza come porta proprio il ragazzo, che poi la distribuisce anche, diciamo, sul genitore. Quindi stiamo investendo da questo punto di vista, dall'altra parte anche con un cappello istituzionale, cerchiamo di farlo, diciamo, in tutte le occasioni, anche spesso dandola gratuitamente, insomma. Anche perché più connessione non è solo più business, ma è più informazione, più cultura e attendere più democrazia, credo, no? Assolutamente. Va bene, grazie ai nostri ospiti per essere stati qui e per averci raccontato queste cose, grazie a voi per aver avuto la pazienza di ascoltarci.